il panigaccio di Potenzana, che è un alimento estremamente povero, rappresenta sostanzialmente quella che è la nostra cultura contadina. È un impasto estremamente semplice di farina, acqua e sale, farina di grano 0 o 00, così come da disciplinare. E oggi come oggi è sicuramente forse l'elemento economico più importante del comune di Potenzana, sia perché rappresenta la parte turistica, ma soprattutto perché rappresenta una storia. Per Potenzana il panigaccio è qualcosa di fondamentale, le due storie hanno sempre camminato di pari passo, e una parte dello sviluppo di Potenzana è indubbiamente legato a questo prodotto. La cosa che ci piace credere sul panigaccio è che la cottura nel testo di terracotta abbia deciso di fermarsi a Potenzana quasi per una sorta di storia romantica. Innamorato di questi posti, ha deciso di fermarsi e stanziarsi qui. Da lì in poi, o meglio, dagli anni 60 in poi, ha preso lo sviluppo, la ristorazione e il panigaccio così come oggi lo conosciamo e così come viene servito, anche se in realtà il panigaccio è legato a una cultura estremamente povera, come si diceva, ma soprattutto una cultura contadina, un mangiare veloce, economico e soprattutto che potesse sfamare un numero importante di persone nel più breve tempo possibile e con una spesa più contenuta possibile. Questo va ovviamente visto in quella che era le famiglie patriarcali molto numerose del dopoguerra, dove l'attività nei campi era legata a un numero molto alto di familiari o braccianti, e i pasti venivano consumati in maniera molto veloce per sfruttare al massimo le ore di luce che si avevano a disposizione.